Sì, quello che vedete è un esperimento di street art o arte urbana. L'arte urbana è una tipologia di arte moderna che si è sviluppata in Italia e nel mondo dagli inizi degli anni 2000, in realtà anche prima, ma dagli inizi degli anni 2000 è una tendenza che non si riesce a fermare. E quindi, poiché noi nel periodo precedente alla campagna elettorale, come Movimento Vie Sei Tu, abbiamo sperimentato all'interno dei tavoli di discussione, il tavolo creatività, alcune idee, c'era proprio l'idea di utilizzare delle facciate di edifici pubblici da poter adibire a sfondo per creazioni artistiche di questo genere. E quindi l'amministrazione ha pensato di mantenere la promessa e quindi di realizzare questo bellissimo esperimento. E in particolare quest'anno partiamo da una facciata della scuola dell'infanzia del Plesso Fasanella che abbiamo voluto dedicare appunto ad una parte del nostro territorio. Quindi così verrà fuori una bellissima cartolina e visto che adesso si parla tanto di Cristalda e Pizzomunno, abbiamo voluto dare ai nostri ospiti, ma soprattutto ai nostri concittadini, la possibilità così di ricordare per tutti i giorni dell'anno il nostro scenario naturale con questa bellissima creazione. Quindi adesso ci aspettiamo che la popolazione possa anche dare, per esempio, la disponibilità di facciate di condomini privati, sulle quali poi eventualmente realizzare, chissà, magari in futuro anche un festival della street art anche qui a Vieste, come già avviene, ripeto, in parecchi paesi del mondo. Questo naturalmente è un punto di partenza e ci aspettiamo anche delle proposte progettuali da parte di artisti del territorio, di artisti proprio anche di Vieste e della Capitanata, visto che il progetto al momento è stato realizzato in collaborazione con un'associazione di Lecce che si è già sperimentata nel riqualificare delle zone periferiche. Quindi aspettiamo numerose proposte da parte degli artisti viestani e foggiani in modo tale che magari l'anno prossimo questo progetto possa essere proprio presentato in collaborazione con loro, proprio con il territorio vero.